Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di Siderweb. Cominciamo con domani, martedì 16 novembre, quando è in programma un consiglio regionale della Regione Umbria dalle 9.30. In agenda c'è anche il futuro di Ast alla luce del passaggio di proprietà. Dalle 14.45 in commissioni attività produttive della Camera cominceranno delle audizioni informali sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici con rappresentanti di Terna e di Enel. Alle 11 invece si terrà la conferenza stampa di Siri, l'Associazione Italiana Robotica e Automazione, sulla robotica industriale, i dati italiani e mondiali, promossa da Siri Deformazione e Ucimu. La IEA pubblicherà il rapporto mensile sul mercato del petrolio e infine si apre a Pittsburgh, Pennsylvania, anche in forma virtuale, il Met Coke World Summit. Mercoledì 17 novembre alle 14 si apre la giornata di studio in forma di webinar di AIM dal titolo Green Economy e aspetti ambientali per l'industria dei rivestimenti. Per le iscrizioni aimnet.it. Mercoledì Otto Kumpu parteciperà al Global Metals and Mining Virtual Conference 2021 organizzata da Goldman Sachs e infine SMS Group parlerà dalle 13 in un webinar di come interconnettere le reti elettriche esistenti con le nuove fonti di energia verde. La partecipazione è gratuita. Per informazioni sms-group.com. Giovedì 18 novembre Siderweb presenta a Modena bilanci d'acciaio 2021 al Biperbanca Forum Monzani. A partire dalle 10.30 si terrà una serie di presentazioni con gli analisti di Siderweb e a seguire interviste faccia a faccia a cura di Lucio Dall'Angelo con Alessandro Banzato, Sonia Bonfiglioli, Francesco Brunelli, Andrea Gabrielli e Stefano Rossetti. La partecipazione è gratuita, previa registrazione su siderweb.com. ThyssenKrupp in giornata presenterà il report dell'anno finanziario 2020-2021. L'ACEA pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a ottobre. E infine, dalle 9.30 alle 11.30 si terrà la lezione webinar del centro Inox sulle caratteristiche e principali differenze dei prodotti lunghi in acciaio Inox. Per informazioni, centroinox.it. Venerdì 19 novembre Bekaert pubblica il trading update al terzo trimestre e l'Istat il fatturato dell'industria e la produzione nelle costruzioni a settembre. Sabato 20 novembre nella sede di Confindustria a Roma e in streaming su confindustria.it alle 10.30 verrà presentato il rapporto 2021 di scenari industriali del Centro Studi Confindustria dal titolo La manifattura al tempo della pandemia, la ripresa e le sue incognite. È tutto per questa edizione dell'Agenda. Vi ricordo che per le vostre segnalazioni potete scriverci a redazione@siderweb.com. Grazie e a tutti una buona settimana.